Il comparto turistico ricettivo a Firenze continua a conoscere una fase di forte criticità. Purtroppo, così come avevamo ipotizzato, nonostante la riapertura, non è che le nostre strutture ricettive stiano conoscendo momenti di lavoro importante. Anzi, direi le occupazioni sono scarsissime. Lavoriamo intorno a un 20-25% massimo di occupazione, con un numero di alberghi che hanno riaperto circa per il 40%. Purtroppo ovviamente la mancanza di un turismo internazionale, quindi dagli Stati Uniti, il turismo russo, che è il turismo per noi più, diciamo, qualitativamente parlando importante da un punto di vista di capacità di spesa, ovviamente fa sentire la sua mancanza, in particolar modo nelle strutture ricettive di livello alto, medio alto, 4 e 5 stelle. Chiaramente noi tutti aspettiamo settembre-ottobre con una certa ansia, anche se francamente non ci facciamo delle facili illusioni. Per rivedere un po' una luce nuova dovremo aspettare senza dubbio l'anno prossimo, a marzo-aprile, augurandoci che nel frattempo ovviamente questa pandemia trovi una risposta in termini di ritorno alla normalità. È evidente che il settore ha bisogno di grandi aiuti, di grandi sostegno, è una questione di cassa integrazione che stiamo attendendo da un punto di vista di conferma del governo, del suo allungamento, la necessità di dare in tempo reale le risorse ai nostri collaboratori per noi diventa veramente essenziale e poi una serie di misure fiscali che tendono ovviamente a alleggerire il costo sulle aziende a livello delle imposizioni fiscali e delle tassazioni, questo ovviamente anche a livello locale.